Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Siete pronti a parlare dei Golden Globes? E allora adesso cominciamo, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Si è tenuta lo scorso 6 gennaio la cerimonia di consegna dei Golden Globes, uno dei più prestigiosi premi televisivi e cinematografici al mondo. Sandra Oh e Andy Samberg hanno presentato la serata, che ha visto trionfare principalmente il film Bohemian Rhapsody, miglior film drammatico, e miglior attore in un film drammatico per Rami Malek, e Green Book, miglior film commedia o musicale, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura. Da segnalare la vittoria di Spider-Man Un Nuovo Universo nella categoria film d'animazione e quella di Richard Madden, il furro Robb Stark, come miglior attore protagonista di una serie drammatica per Bodyguard. Fa serie, sei bello, sei pisello, ma chi ti dava una lira? E invece, mentre Roma di Cuarón si è aggiudicato la vittoria come miglior film straniero e miglior regia. Per consultare tutta la lista completa dei premi vi lascio nell'info box un articolo a riguardo. A noi ci interessano i vestiti, ci interessa la tappezzeria che si sono messi addosso questi artisti per partecipare alla cerimonia, no? Ci interessa questo e ci interessa Dio quanto so poracci, per sentisse meglio nelle nostre torbide vite. Siete pronti, amici? E allora cominciamo. Penelope Cruz, in abito di Ralph Lauren, candidata come migliore attrice non protagonista in una serie per L'assassinio di Gianni Versace, American Crime Story, ma ha vinto Patricia Clarkson per Sharp Objects. Che dire, che gli vuoi dire? Diciamolo, è favolosa con questo abitone che riproduce praticamente le galassie lontane, lontane nel cielo. A me mi piace. Gemma Chan, con un abito di Valentino, è ambassador sul red carpet dello champagne Moët Chandon, uno dei maggiori sponsor dei Golden Globes. Ma noi che ce frega, scusa? Kay Shriek, la conosciamo come protagonista di Crazy Rich Asians, in italiano solo Crazy and Rich. Bello l'abito, bello il colore, soltanto mi pare un po' la mongolfiera sgonfia, ecco. Però sinceramente abbiamo visto di molto peggio. I nostri occhi, ragazzi, hanno visto di molto peggio. Sandra Oh, presentatrice dei Golden Globes, ha cambiato più vestiti durante la serata, ma questo è toppissimo. E ha anche vinto come migliore attrice protagonista per una serie drammatica in Killing Eve. Effettivamente bello, elegante. Se può permettere bianco che insopo, non lo permette tutti. Ma te lo dico io, secondo me c'aveva le bretelle simmetriche da tutte e due le parti. Poi una si è sganciata e se l'è dovuta riattaccare con la spillatrice. Mi pare evidente. Sandra. Oh, questa è tristissima. Vabbè, dai, poi la levo. Glenn Close ha vinto come migliore attrice in un film drammatico per The Wife. Brava Glenn, sai cos'altro c'era di drammatico? Il tuo abito per la serata. Aiuto, aiuto, aiuto. Sembra, c'hai dei presenti i portaabiti da viaggio? Quello. Alison Brie in Vera Wang, candidata come migliore attrice protagonista in una serie TV comedy per Glow, ma ha vinto Rachel Brosnahan per La fantastica signora Maisel. Alison, capitela, ha deciso di partecipare all'ultimo momento, no? Allora si è fatta cucista, zanzariera, tulle, cioè avete presente quella dell'estate che si mette sopra il letto, che si apre così, quella, dice ho acchiappato quella, si è fatta un attimo cucì, e sotto il primo top del costume da bagno che si è ritrovata, insomma. Quella cosa nera sulle spalle, secondo me è un pezzo di scenografia che gli è cascato, non se n'è accorta. Lupita Nyong'o, vestita Calvin Klein, l'abbiamo vista in Black Panther, e la rivedremo a breve in Us di Jordan Peele. Ha fatto chiacchierare il fatto che i sandali che indossava costavano 36 pippi. Beh, che io ho sandali da 13 spemboli, allora non ho capito, ma una cosa è bella e chic solo se costa. Prendi l'abito, che quello sicuro sarà costato una fracca dei soldi. È agghiacciante, sembra che sia coperta di lampade a fibra ottica illuminata per tutto il corpo. Anne Hathaway, vestita Ellie Saab, vista ultimamente in Ocean's 8, sarà di nuovo fra poco nei cinema con Serenity di Steven Knight. Annina, a me l'animalier proprio non mi piace. E non è tanto l'animalier che non mi piace, non mi piace manco questo vestito, sembra un body con sopra tira da su, tipo un gonnone con l'elastico. Gli fa il rotolino, ma che è? Michelle Yeoh ha recitato in Crazy Rich Asians e ha sfoggiato l'iconico anello con lo smeraldo che ha una grande importanza nel film, ma non vi faccio spoiler. L'anello, peraltro, viene dalla sua collezione personale. Michelle, me gusta. Mischiato un po' di stoffe diverse, eh? Un po' di seta, un po' di pelle, un po' di ricametti. Ma devo dire che nell'insieme sembra una vera pavonessa. Ma piace. Lady Gaga in Valentino. È stata candidata come miglior attrice protagonista in un film drammatico per ovviamente A Star Is Born, ma ha vinto Glenn Close per The Wife.
e ha deciso che si presentava col piumone. Sì, no, il piumone, la trapuntina, quella che vi mettete sull'inverno, no? L'ha preso, l'ha messo un po' addosso e andato in giro così e strascinasse sto piumone. Pure i capelli in tinta, vedete il ciuffo azzurro? Così. Lily Reinhart in Kylie Couture. È una delle protagoniste di Riverdale. Il fatto che si sia presentata senza il fidanzato Cole Sprouse ha fatto chiacchierare parecchio. Ma in realtà no. Lui è semplicemente impegnato in un viaggio con un amico in Nuova Zelanda. E fra loro due va tutto bene. Mm-hmm. E tu te vai a far viaggio con amico tuo in Nuova Zelanda? Mentre io sto a fare red carpet da sola? E va tutto bene. Allora, Lily secondo me si è macchiata il vestito vero, quello che si doveva mettere. Poi ha fatto uno squarcio sul tappeto rosso, l'ha tirato su e ha detto vabbè, famo finta che questo qua è il vestito mio davvero. Perché ragazzi, cioè il punto de rosso del vestito suo è lo stesso punto de rosso del red carpet. Ma se fanno ste cose? Timothée Chalamet in Louis Vuitton era candidato come miglior attore non protagonista in un film per Beautiful Boy, ma ha vinto Mashalalali per Green Book. Si è vestito da Diabolik, sto colletto, cioè proprio che cos'è, la maglietta di una tutina. E poi gli hanno messo sta pettorina dei pagliette, cioè quella è proprio una pettorina dove ci attacchi il guinzaglio. Ma forse è venuto con la mamma che ancora... Io lo tiene tirato sto guinzaglio. Nicole Kidman in Michael Kors, candidata come migliore attrice protagonista in un film drammatico per Destroyer. Ma sì, ha vinto sempre Glenn Close per The Wife. Sì, lei è sempre una favola di donna. Certo, sto color borgogna con la sua fisicità sembra un po' una bottiglia di vino, diciamo, dai. Però se può fa. La cosa che non si può fa è qua la palla di Natale che ha preso come borsetta. Ma che cos'è? Io capisco che il tema Natale ci sia, però basta. Regina King, abito di Alberta Ferretti, ha vinto come migliore attrice protagonista per un film per Se la strada potesse parlare, una vera bomba sexy con questo abito a sirena. Che secondo me, in quanto a effetto riproduzione squame de pesce, è molto meglio l'abito suo che i costumi de scena di Aquaman. Olivia Colman in Stella McCartney ha vinto come miglior protagonista in una commedia o in un musical per La Favorita. Sarà la regina Elisabetta nella terza stagione di The Crown. Bell'abito elegante, tranquillo, sobria ma giusta. Anche Julia Roberts in Stella McCartney, candidata come migliore attrice protagonista per una serie drammatica per Homecoming, ma ha vinto Sandra Oh per Killing Eve. Julia era indecisa, mi vesto super femminile o super maschile? Così ha detto, senti un po', fammo tutte e due le cose. E devo dire che è veramente figo, io penso che questo è il mio abito preferito della serata. Ci piace, brava Julia. Sophia Carson, con un abito di Giambattista Valli, sarà una delle protagoniste di The Perfectionist, lo spin-off di Pretty Little Liars. Fia mia Sofia, sto vestito è un cazzotto dritto in un occhio, ferisce veramente la vista. Comunque, cioè, a parte i colori, la fantasia, pure il taglio, sembra un po' una caramellina incartata. Di quelle alla liquirizia, poi, quindi... Fanny Newton in Michael Kors, candidata come miglior attrice non protagonista per una serie in Westworld, ma ha vinto Patricia Clarkson per Sharp Objects. Ha palesemente imitato lo stile di Mel B delle Spice Girls negli anni 90. Se si faceva pure quelle orecchie fatte dei capelli che se faceva Mel B, era sputata. Brava, idea geniale! E signori, chiudiamo con il re della serata. Billy Porter in Randy Rahm, candidato come miglior attore protagonista per una serie drammatica per Pose, ma ha vinto Richard Madden per Bodyguard. Ragazzi, è favoloso, una diva. Ma che gli volete dire, quel mantello è sensazionale. Non lo so, sembra tipo un giovane Luigi XVI moderno. Carcola, cioè, io mi sarei vestita così. Sei magnifique. Non sto scherzando. Bene amici cari, questi erano i look che abbiamo analizzato per voi in questa puntata. Fateci sapere la vostra. Fatemi sapere qual è il look più orrendo secondo voi tra quelli che abbiamo visto e il più bello in assoluto. Fatemi sapere anche se avete visto altri look agghiaccianti o bellissimi sui red carpet. Fatemi sapere anche la vostra opinione su queste vittorie dei Golden Globes. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi ai social, al canale di Scream Week, e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao.